7:30. Un po' di lucente, per favore. Note tecniche. Sono le 7:20 del 24 agosto ed il villaggio dorme ancora. Tranne il piccolo bar, il buon Paolo, il barista, mi ha preparato il caffè che io ho trasferito fuori sul tavolino di plastica, in un giardino che ogni mattina diventa il mio scrittorio, immerso nel verde e nel silenzio. Salvatore, un uomo di 60 anni, più o meno, distinto, di buon carattere, a vederlo così dignitoso, elegante, con una proprietà di linguaggio eccellente, nessuno indovinerebbe che si occupa della pulizia dei cessi del villaggio. Ma lei lavora sempre, mi dice. Eh sì, gli rispondo, è l'ora migliore per concentrarsi a scrivere. Scusi l'invadenza, mi dice, di cosa scrive? Beh, sto scrivendo un libro sul mondo dello spettacolo, gli rispondo. Caspita, è interessante, ma perché lo sta scrivendo? Beh, dico io, vuole sapere la verità, lo sto scrivendo per rabbia. Lui alza gli occhi al cielo, poi lentamente riabbassa verso terra e si siede dicendomi, permette, l'altra mattina, nei bagni degli uomini, qualcuno ha fatto i suoi bisogni in una carta di giornale e li ha poi scaraventati contro la parete bianca dei bagni. Cosa vuole farci? Certi giovani si divertono così, magari erano ubriachi e per farsi quattro risate. Ma io non mi sono perso d'animo e un bel giorno ho preso un bel paio di guanti e la parete era diventata come nuova, bianca come prima. Quando si fanno certi lavori bisogna stare attenti a non sporcarsi. Ci sono tante malattie in giro. Lei ha detto rabbia ed ha evocato in me la rabbia che ho sentito quando ho visto quella parete bianca rovinata così. Sa, la gente distrugge o sporca tutto quello che non può essere o non può avere. Sa quanta gente è passata in questo villaggio, lei è frequentato bene di solito, ma di tanto in tanto capita quello che rovina un bel muro bianco con la merda. E bisogna stare attenti a non sporcarsi. Ah, mi scusi padre, mi perdoni, io poi quando incomincio a parlare non mi perdo, mi stava dicendo che lei sta scrivendo un libro sul mondo dello spettacolo. Sì, gli ho detto, e bisogna stare attenti a non sporcarsi. C'è anche tra di voi una bella donna, un'attrice, una pittrice, una donna che mi ha in qualche modo tenuto anche a battesimo nel giro delle librerie importanti, e si chiama ed è la signora del mio compianto amico Austin Forte, Liliana Palermo. Vieni Liliana. Bella, eh? E non è solo bella, è una donna di una sensibilità speciale, di cui io sono naturalmente innamorato, e che è stata la compagna meravigliosa di questo meraviglioso musicista che è Austin Forte. Austin Forte che veniva da me, e ci siamo conosciuti perché io, due parole diciamo, ci siamo conosciuti perché io avevo un laboratorio odontotecnico e lui si serviva da me per piccole riparazioni, sciocchezzine, eccetera. E ci siamo conosciuti così. Quando lui disse, io ero un ragazzino, avevo 18, 19 anni, 20 anni, diceva, io sono Austin Forte, il maestro Austin Forte. A me non diceva proprio niente, perché io stavo fuori dal giro, non sapevo. Però lui mi fece capire subito che io sono l'autore di 16 anni. Anzi, caspita, io ero bello incantato, 16 anni, un successo enorme. E diceva, maestro, mi scusi, ma io ma adesso ho capito bene. E allora capito che io mi feci leggere le mie poesie. Lui non le lesse davanti a me, come fa ogni buon critico, per non essere influenzato, per non dirmi che erano belle comunque, no? Invece se le portò a casa, e nell'appuntamento successivo, mi disse, voi
voi dovete scegliere le canzoni? Maestro, io non ho mai scritto una canzone in vita mia. Cioè, no, non è difficile, sì. Voi siete dotato, voi scrivete meglio di molti autori importanti che conosco io. E mi fece un grande complimento, allora camminava 20 centimetri da tempo. Che bella cosa. Ma io non so scriverla. Com'è? E lui mi insegnò lo schema, le due strofe, l'inciso, il refrain, la strofa di ritorno, eccetera. E allora io mi cimentai, dissi, mamma ce l'ho. E scrissi una canzone dedicata a lui, lui la musicava insieme. E poi questa canzone è finita con lui, se l'è portata via lui, non è mai stata pubblicata. Però è stato l'uomo a cui io devo tutto, perché io faccio l'autore, ho fatto l'autore per 30-40 anni, devo ringraziare Ossie Foster. Siccome io sono attento al tema della solitudine, io sono innamorato delle donne, ma non nel senso qualche qualcuno può capire. No. Sono innamorato. Sì. Che bella cosa! Nino, sei scappato, mi fatto scappare, scusami, ma se diceva la donna ci interessava. Ma non ti fatto scappare, hanno lasciato libero, non ti tengo imprigionato a San Carlo. Purtroppo non sono ancora a San Carlo a provare, ma sto in un altro teatro. Va bene, comunque sempre San Carlo, sarà San Carlo. Sarà prima del San Carlo, durante prima. Ma dimmi una cosa, non hai più, diciamo, il caschetto, ma i 17 giornali sono San Carlo. Ma perché mi vai ci domando? Io sono venuto solamente qua perché ti voglio bene. Grazie. Purtroppo. Sì, ma lei è tanto una sorpresa straordinaria, molto bene. Sì, non l'avrei fatto, questa sera non l'avrei potuto fare per niente. Però quando sei stato male. Quando sei stato male ho capito, ma non ci aveva dove di bene o meno bene, ma ho messo male. Eppure tu sei buscato. Ma la domanda è, ma è possibile a uno che si fa pure bene a Nino D'Angelo da morire? Te ne potevi accorgere prima, così guadagniamo un uomo. No, io ti volevo bene pure prima. Ah, l'hai scoperto dopo che mi amavi anche prima. Un po' se ne accorge quanto. E lui c'ha l'amore retroattivo. Ma la cosa bella. Grazie veramente. La cosa bella, quando io ho chiamato lui, volevo fargli. Diciamo che era il periodo di Natale. Sì, purtroppo, sì, un bello Natale. Ma volevo ricevere con Rodrigo Semma. Non telefono. E mi rispose tua moglie. Sì, dove? E mi disse questa cosa. E così. Bravo! È una bellissima cosa che tu sia qui, bellissima. Allora io voglio dire una cosa, voglio dire una cosa che, ma, a parte la persona pazza che è pazzo, io penso che questo signore qua veramente sia un grande autore, un grandissimo autore. Grazie. Una persona che veramente, io ho visto delle cose bellissime insieme a lui, ma al periodo del caschetto. E hanno fatto pure la Ricciuai, perché poi hanno pure considerato la parola. No, perché non bisogna mai. Poi sono considerati i successi. Sì, sono i cult, si chiamano cult. Che i schifezzi che si fanno prima e ritornano di moda, li chiamano cult. A me è curto, mi chiamano così. Non sa come, ma tu sei cult, ma forse io dico curto. Vabbè, comunque niente, sono venuto perché. Lo meriti? Vedi, tu come personaggi, come persone. E tu, ma poi io ci ho venuto pure per te. Vai, Riccardo, la cosa mi piace. Ma per tua moglie. Grazie. Perché c'è una moglie veramente che. Dove sta? Vabbè, ma anche. Veramente è stata così forte in quei momenti. Gaetano, ma pure Anna Maria non scherza, eh. Una. Figlia, ma. Pure Anna Maria mica scherza, eh. Grazie.
comunque volevo solamente dire questo, e gli volevo dedicare una cosa a lui così, quelle cose che piacciono a lui, perché lui è uno dei pochi, diciamo, maestri che già aveva capito prima che io non sapevo parlare, però quando mi tiravano una terra in compliance, e io voglio, io ho scritto una cosa qualche anno fa, poco tempo fa, che riguardava la bellezza, per riscoprire la bellezza, io scrissi questa cosa, dice, si venisse salva, se salvi ogni anno gli anni in coppa palazzo, pare che ci viene buono, e invece ci stanno buttando le poche sulla tutto qua, Dio è grande, ci ha dato ogni cosa, ci ha dato ogni cosa, non ci fa mancare niente, e uno non correrà più il suo tempo se ci portava la bellezza e si fermava a scrivere un successo in diventi. Per carità mi invece cortile in casa. E carezze che mi giravano attorno come mi fanno sorrisi. E io con l'occhio che ci aiutava guardavo il parolo non bene che mi dicevano non ti muovere, non ti muovere se non finire niente andanti. Non può accise così. Ogni tanto da giovane. Se vuoi ci non cresce. E adesso no. Grazie. Lui non è così adesso, lui dentro è stato sempre così, anche quando ti guarda, comunque io sono... Mi ha fatto un bel pezzo di strada insieme. Tantissimo, sì. Solo tu c'hai più soldi di me, diciamo. Ma tu pure se fosse fatto ti fosse sbagliato tutto quanto. È vero. Come mi conosce. Mi ricordo che noi abbiamo scritto popcorn e patatine lì da un ristorante a in Puglia con su fazzolettino su tovagliolo e poi su una banana e ci mette a mille bellissimo. Ma io penso una cosa, al di là di quello che poi uno ha fatto insieme, perché è importante, però le disate, le persone che abbiamo conosciuto, che erano i discografici, come De Paus, per esempio, ci ha presentato, diciamo, maestro Vittorio Annone. Stiamo parlando di segretamente, di medaglie d'oro, di un bar università, maestro Vittorio Annone, che è un gigante. Maestro, veramente un grande. Anche Antonio, non so, un grande amico Antonio Annone. Anche, insomma, abbiamo stato abbiamo insieme, stiamo andati a volte qua, pili il sapore, non ci rompere giù. Sì, hai capito? Non c'è più di prima che me da domani un'altra vita. Non lo faccio perché faccio promettino a tutti quanti. Mi prometto che sarai più calmo, non dirai più le cose che quello che pensi veramente. State tutti. Allora, giù. Sì, Valentina, ancora mi rimanda. Dai un bacio, qua. Beh, comunque, volevo ancora ringraziare il pubblico che sta a capo a te, che si sta diventando. Sono tutti amici, pubblico non c'è. Pubblico tutti amici, addetti a lavoro. Chi sono quelli che mettono senza niente di concerto? Certo, sei una povera, quanto venivano in casa? Ah, quindi ho grazie. Grazie a te. Non fa niente, vero. Benissimo. Beh, ok. Allora, volevo dirti, insomma... Gaeta, grazie veramente. 100 anni ancora. Grazie. Ciao. Arrivederci. A proposito... In bocca al lupo per San Carlo. Spenta le ore, non me le dà. Ti sei vicino un secondo a una volta. Il biglietto può sacare. Io pensavo che mi fatto la faccia, non mi fai i matrimoni.